È vero che il nuovo Bosch CX consuma più del precedente Bosch CX? Ciao a tutti, io sono Simone Lanciotti di mtbcult.it e prima di rispondere a questa ed altre domande sul nuovo motore Bosch, vi invito ad iscrivervi al nostro canale mtbcult.it qualora non l'aveste già fatto. E veniamo appunto a questa risposta così calda. La differenza fra i due motori è evidente, soprattutto nel momento in cui, durante un test che ho condotto sullo stesso giro, sono passato da lei, cioè il nuovo motore Bosch CX, al precedente, che non è da chiamare vecchio, perché non è vecchio, precedente Bosch CX. Le differenze sono state significative. Vediamo però prima di tutto la descrizione del loop che io ho fatto. È diciamo, un percorso di 12 km, un anello di 430 metri di dislivello in montagna, quindi con fondo sottobosco umido, in questo momento dell'anno è umido, sterrato, rocce e pendenze che in alcuni casi non erano fattibili con una mountain bike tradizionale. Ma attenzione, il loop non è troppo impegnativo perché altrimenti fra un'uscita fra lei e lei, fra i due test, avrei introdotto un fattore fatica che avrebbe alterato un po' i risultati del test stesso. Quindi ho fatto questo loop, quello che state vedendo. Che risultati ho ottenuto? Avendo utilizzato in entrambi i casi la modalità Tour Plus di serie, quindi senza agire sull'app Bosch, beh, sono emerse differenze non marginali. Lei, con una batteria da 600 wattora, ha concluso l'uscita con un 69% di batteria residua, di carica residua. E questo significa che ha consumato 186 wattora. Di qua 750 wattora di batteria e carica residua all'80%, il che significa 150 wattora consumati, assumendo ovviamente in entrambi i casi che la batteria fosse, effettivamente lo era, al 100% e che quindi fossero disponibili 600 wattora e 750 wattora nel momento in cui il test è iniziato. Temperatura 12-13 gradi. Quindi abbiamo detto 186 wattora lei, 150 wattora lei, 36 wattora di differenza. C'è differenza a tutti gli effetti. E soprattutto un'altra cosa che mi è balzata subito all'occhio, io ho iniziato il loop, questo test con lei, dopodiché sono passato a lei nel giro di pochi minuti. Le prime pedalate mi hanno proprio detto: ehi, Simone, qua bisogna fermarsi, agire sull'app di Bosch e aumentare il parametro dinamica di 2-3 punti per avere prestazioni che fossero simili a quelle del nuovo CX. A tutti gli effetti, infatti, nel momento in cui ho fatto questo giro, i dati che ho ricavato sono che con lei ho avuto una frequenza cardiaca media maggiore rispetto al loop che ho fatto con lei. Chiaro. C'è il fattore fatica, come vi dicevo, c'è il fattore quota, perché mi trovavo fra i 1.400 e i 1.700 metri, perciò sicuramente c'è un parametro da considerare che è la fatica in più che mi ha richiesto questa bici. Senza dimenticare anche che lei pesa anche di più, perché qui siamo a 24,5 kg con i pedali, qui siamo a 21,8 kg con i pedali, entrambe in taglia L. Perciò ci sono anche queste differenze qui. Quindi, in sostanza, lei, il nuovo Bosch, consuma di più, ma perché assiste di più? Difatti, la modalità Tour Plus fondamentalmente va a pescare sui parametri di potenza che vanno da eco fino a turbo, quindi è una forbice molto più ampia. Questo significa che quando io sto pedalando a bassa intensità, lei si sposta verso i parametri eco e quindi eroga meno energia, meno forza. Nel momento in cui invece ho bisogno di aumentare la spinta e avere maggiore supporto, lei attinge anche a livello turbo. E quindi chiaramente riesce anche a essere molto più, se vogliamo, smart da questo punto di vista. Va detta anche un'altra cosa, che le differenze non finiscono qui. Qui abbiamo un sensore giroscopico, quindi è un sensore in più che lì non c'è, che è capace di leggere le informazioni del terreno, quindi da quanto è sconnesso il terreno, quanto è ripido, ovvero fa un fattore ambientale in più che qui non c'è. Il nuovo sensore di coppia, che è più efficiente, più veloce e quindi riesce a leggere con maggiore rapidità quello che io sto facendo con il mio motore e reagisce di conseguenza in tempi anche più rapidi. Questa differenza non è così evidente se, diciamo, fra il test di lei e il test di lei passano un paio di giorni.
Diventa molto più evidente quando si scende da una e si sale sull'altra nel giro di pochi istanti. Lì allora le differenze si avvertono. Questa sensazione di miglioramento c'è poi anche in discesa, perché a tutti gli effetti sparisce quel rumorino, tac 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 tac, cioè quello che state sentendo, che effettivamente sul CX di quarta generazione dava un po' fastidio. Perciò, sostanzialmente, se io volessi livellare il comportamento di consumo e quindi anche di assistenza dei due motori, dovrei o aumentare il livello Tour Plus, il parametro dinamica, di 2-3 punti sul vecchio, o abbassare di 2-3 punti il parametro dinamica del nuovo, per avere dei comportamenti che sono un po' più simili fra di loro. Questo in sostanza è la conclusione del test. Perciò, cari miei, non pensate che il nuovo Bosch consuma di più. Consuma di più se lo si lascia nella configurazione standard, quindi non si va ad agire sull'app Bosch, e in quel caso chiaramente c'è un supporto maggiore e va da sé anche un flusso di elettroni che passa in maniera più veloce dalla batteria al motore, quindi il consumo aumenta. Perciò spero di aver risposto alla vostra domanda. Se ci fossero altri dubbi a riguardo, vi invito a scriverli nei commenti e, prima di tutto, come detto all'inizio video, iscrivetevi al nostro canale mtbcalt.it e continuate a seguirci.